Sono trascorsi 17 anni dalla strage di bambini che l'Italia non dimentica. A San Giuliano di Puglia 27 alunni più una maestra morirono sotto le macerie perché la scuola Iovine venne costruita senza rispettare le norme antisismiche. Queste immagini risalgono invece al 2008, quando Vito Scafidi, studente del liceo Darwin di Rivoli, perse la vita schiacciato da un controsoffitto crollato. Nella scuola capranica di Amatrice morti non ce ne furono, ma solo perché il terremoto avvenne di notte. Dal 2001 denunciano Cittadinanza Attiva e Save the Children, si contano 39 vittime e solo nell'anno scolastico in corso si sono registrati 47 episodi di distacco di intonaci negli edifici. In Italia solo il 53,2% degli istituti possiede il certificato di collaudo statico e il 53,8% non ha quello di agibilità, ma Bussetti rassicura. Il tema della sicurezza è un tema importante non perché abbiamo istituti e edifici non sicuri, al contrario, ma che necessita della necessaria certificazione che ne garantisca la sicurezza. Per questo abbiamo già stanziato 7 miliardi, altri 2 miliardi e 4 verranno aggiunti prossimamente. Cittadinanza Attiva e Save the Children chiedono al Parlamento una legge che superi l'attuale frammentazione normativa e garantisca spazi protetti. A proposito di sicurezza, dopo la tentata strage nel Milanese di 2 settimane fa, ci sono altri numeri che allarmano e riguardano i pullman per il trasporto a scuola. Nel 2018, su quasi 18.000 mezzi controllati, il 13% non è risultato in regola. 350 autisti, inoltre, sono stati sanzionati per mancato rispetto dei tempi di riposo e in 11 sono risultati positivi all'alcol test.